È corretto? Sì. Che aria si respira tra la gente a sinistra? Cos'è che dice? Ma sono a Bagnoli in Piano. Ah. E vedete che c'è il mondo qui però, no? Sì, l'ho visto. Ma che aria si respira? Ma in Emilia Romagna è chiaro che tutto è contendibile, per amor di Dio. Però la gente sa che i risultati ci sono, le conquiste ci sono, ma sento che non ci si basa tanto su questo, ma che sono cose ormai risapute. Ci si basa di più sui valori, sulle idee, sugli ideali, che hanno consentito a questa regione di fare i passi che ha fatto, perché all'origine di tutte queste conquiste, di questi risultati, c'è un'idea molto semplice. Che non puoi star bene da solo, punto. Che devono star bene un po' anche gli altri se vuoi star bene tu. Questo è il senso di fondo che ha dato un po' di anima, diciamo, a questa regione e credo che non sarà smentito anche in questa tornata amministrativa. Perché appunto, ricordiamolo, si vota in diversi comuni, no, Bersani? Sì, qui a Reggio Emilia una trentina di comuni, 32, 33. E quindi c'è una battaglia amministrativa importante. Qui a Bagnolo bisogna rimontare, per esempio, perché c'è stato un infortunio il giro precedente. Senta, Bersani, quindi, mi sposto sulle europee. Sì, e quindi siamo qua a dar una mano. Mi sposto sulle europee perché, sì. Come lei sa, Elly Schlein non sarà nel simbolo, ma sarà capolista. In realtà sarà capolista solo in due circoscrizioni. E invece Giorgia Meloni sarà nel simbolo e anche ha detto chiamatemi Giorgia perché resto una di voi, una alla quale potete sempre dare del tu. È una scelta comunicativa che ci dice cosa? Ma a me questa cosa di Giorgia mi sembra una scelta riduttiva. Io suggerirei di scriverla per esteso. Io sono Giorgia, io sono donna, io sono madre, io sono cristiana, io sono io e voi non siete, lì mi so mettere i puntini dopo. Ecco. Le abbiamo già viste queste cose, no? Con Berlusconi le abbiamo già viste. È un modo, secondo me, azzardo di non onesto di rivolgersi alla maturità dell'elettorato. Qui non c'è bisogno di confidenzialità, qui c'è bisogno di risultati sui problemi sociali fondamentali che si chiamano sanità, fisco e lavoro e scuola, se vogliamo, visto le ultime di Vannacci. Sarà meglio parlare di questo e non portare il primo maggio una caramella al bambino lavoratore. Sta parlando del decreto primo maggio? È una caramella? Caramella, sì, una caramella da 100 euro lordi che diventano 60-70 netti da dargli per la Befana dell'anno prossimo. Il lavoro ha ben altri problemi. Noi abbiamo 6 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 11.000 euro lordi l'anno. E non sarà con un chilo di carne in più che possono risolvere la questione. Per modo di celebrare, si parla anche degli sgravi per le assunzioni.